Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova Soul Link. Ovviamente c'è niente po' di meno che Rocket, a cui sono partiti nuovi titoli di coda, ma Death Magic Rom che mi ha subito. Bene, questa serie inizia subito. Signori, l'avete chiesto in troppi. Troppi. Troppissimi. Io e Luca abbiamo fatto una cazzata a chiedervelo, perché adesso dobbiamo portare anche noi. Ovviamente siamo felicissimi di annunciare che inizia Pokémon versione oro e argento Soul Link. Quindi rigorosamente randomizer. Ovviamente sembra giusto. Per spiegarvi un po', per chi non avesse visto la prima Soul Link, innanzitutto se la va a vedere. Esattamente. Comunque la Soul Link è una Nuzlocke nella quale i Pokémon miei e di Luke saranno collegati tramite un legame. Sì. E in pratica, in sostanza, quando un mio Pokémon morirà, morirà anche il suo. Molto bene. Quello catturato sullo stesso percorso, si intende. Quindi direi di iniziare subitissimo. Io sto già mettendo l'ora, in questa generazione mi confondevo sempre. Ok, perfetto, allora, invece sono indietro, quindi balzo tutti i dialoghi. Ok, sto sbagliando. Vabbè, okay. Io metto le 10 e... Io ho messo l'ora giusta, stiamo leccando di sera, ragazzi, alle 7 di sera, quindi una bella cosa. Io ho sbagliato, ho fatto le 10 di mattina, frega cazzi, via. Ma sì, noi giochiamo... Ciao, scusa se ti ho fatto, non ci interessa. Infatti adesso diremo le regole della... Cosa abbiamo randomizzato, insomma. Allora, esattamente, giusto, in ogni caso, come avete visto... è randomizzato, è apparso uno Zubatamuzzo da me, non so da te chi potrebbe essere apparso. Un bel Exeggut, mamma mia, proprio normalissimo. Bel poeticamente parlando, si può dire. E comunque abbiamo randomizzato tutto a parte i tipi dei Pokémon. Esatto, perché sennò sarebbe troppo eccessivo e andrebbe più che altro a culo. Diciamo, esatto. Diciamo, e quindi rispetto alla scorsa Soul Link abbiamo aggiunto gli strumenti randomizzati, quindi adesso potrei trovare una Mega Ball proprio qui. Esatto, esattamente. Direi di iniziare a scendere, c'è la madre che ci spiega come utilizzare il Poké Gear, noi lo sappiamo già, non ce ne frega niente. Che giorno è oggi? No, non è domenica, è... cos'è? Venerdì. Oggi è venerdì, intanto io sono rimasto indietro, devo ancora mettere il nome. Ok. Allora, io ragazzi sono già veramente in ansia per gli start. Mamma mia. Perché Luke ha failato, ma già passato una ROM sbagliata. Io sono andato a controllare gli starter e mi era venuto fuori Orsi, Magneton e Vaporeon. Mamma mia che start. Adesso potrebbe venirmi fuori Caterpie, Weedle e Dunsparce e potrei arrabbiarmi con Luke. È stata tutta colpa mia, mi spiace ragazzi. Comunque io sto per andare a prendere gli starter. Io sto parlando ancora con mia madre che mi spiega come usare il telefono. Ok, perfetto, stiamo messi benissimo, mi dicono. Ci sono, ci sono. Altro da dire, ah sì, la challenge, signori miei, si fermerà alla Lega. Esatto, esattamente. Dato che rifare la regione di Kanto sarebbe un po' un controsenso, dato che abbiamo già fatto la Soul Link. È possibile, tuttavia, che vi porteremo una sfida finale col rosso. Questo non si può sapere, giusto per concludere un attimo il ciclo. Per concludere in bellezza questo ciclo, esatto. Di Soul Link, dai, ci sarebbe troppo. E niente, sfida. Io inizio ad andare a prendere gli starter dal signor Helm. Io sto direttamente parlando a Helm, quindi okay, dai, perfetto. Ok, tanto ragazzi, la trama la conoscete tutti, quindi evitiamo di leggere i dialoghi. Esatto, tanto... esattamente. Luke, nella scorsa Soul Link ho iniziato io, vada. Aspetti che... Ok, va palla lunga, ma ragazzi, momento epico. Primo Pokémon... Pikachu, come Pikachu? Oh, cosa? Rosso confirmed. Col cavolo che ti prendo Pikachu, sognatelo. Ok, poi, vada pure lei, col primo Pokémon. Non ci credo! Chi è? Vulpix, no. Ninetales è il mio Pokémon preferito in assoluto. Quindi comincia bene questa Soul Link per Creepy. Vediamo un po' il mio secondo. Smoochum. Vabbè, adesso ragazzi ho quinto. Inizia bene la Soul Link per Luke. Siamo già a due Pokémon merdosi su tre. Vado a vedere l'altro io. Vado, quale? Chi è? Espeon. Beh, mica male tu stai. Minchia. Alla faccia, cioè. Ok, ultimo Pokémon decisivo. Vediamo un po'. Cloyster. Vabbè, Cloyster ci sta, dai. Pirl. Ciao, Pirl. Mi è tornato da me. Ok, allora vado a vedere l'ultimo. E l'ultimo è? Panico. Che tristezza. Bello, bellissimo. Lo sceglierei di sicuro, guarda, sono sicurissimo. Io sinceramente andrei di Vulpix. Però ho paura di non trovare la pietra. Allora, raga, io ci ho scelto, secondo voi? No, Cloyster, tutta la vita. Ma guarda, le abbiamo rimosse le evoluzioni tramite pietra? Certo. No, solo quelle tramite scambio. Quelle tramite scambio, quelle tramite pietra purtroppo non si possono togliere nella randomizer. Io più che altro temo di non riuscire a avere... Cioè,
Boh. Non ce la... credi di non avere la pietra in tempo, no. Più che altro. Boh, vedi tu a sto punto. Comunque c'hai Espeon come alternativa. Io prendo Vulpix, cioè lo voglio. Io prendo... Spero di trovare una pietra. Io ho preso ufficialmente Cloyster. Cloyster è il mio starter. Pirl. Dai, io ti impongo il soprannome Pirl, però. Ragazzi, Pirl è tornato da oltretomba e arriva, cavolo. Dopo l'ultima parte della Soul Link, perché è morto malissimo. Sì, era legato a Machamp, se vi ricordate, a Sina. E mamma mia, che bei tempi. Ok, Pirl confirma... Com'è che si chiamavano le... Kiki. Kitsune. Kitsune, sì, ok. Hai capito, no? Ho capito, sì, il riferimento comunque è quello. Praticamente lo chiamo così perché Vulpix, o meglio Ninetales, è ispirato a una volpe tipica del folklore giapponese chiamata appunto Kitsune. Esattamente, quindi il soprannome direi che è perfetto, ci ero, sta per me. Ero indeciso un po' tra Cursed e quell'altro, però direi che adesso possiamo anche uscire. Intanto io mi godo le mostre, ragazzi, vediamo un po'. Cloyster, ah giusto, è vero, c'hai ragione. Destino obbligato, sonnifero, calcio rullo e giorno di paga. Ok, non... il mio Pokémon ha uno strumento. Anche il mio. Ok, una bacca normale. Ah sì, la bacca, sì, è vero, in prima gen c'erano, cioè in seconda gen c'erano. Esattamente, Urkuju, vabbè, insomma, metronomo incornata, poteva anche darmi meglio. Aia, beh dai. Penso che il moveset migliorerà nel corso del gioco. Spero che il moveset migliorerà. E fu così che la prossima mossa, Splash, oddio. Mille bave. Boh, okay. Proseguiamo per il prossimo percorso, giusto per vedere anche che Pokémon ci capitano. Esatto, dai, un bel... vediamo qualche Pokémon bello del percorso 2. Vai, ho iniziato io, attenzione. Io Grimer l'ho trovato, bellissimo. No, non è possibile. Chi è trovato? Io che non ci puoi arrivare. È scandaloso. Chi è? Non so, Dragonite. No. Leggendario. No. È una cosa cioè, non ho mai visto una cosa del genere. Non dimmi che Wobbuffet per cortesia. No. Perché sai cos'è brutto. No, non hai idea. Tu non hai idea di chi ho appena trovato. Charizard. Guarda che difficile, perché ci sono tipo... Quanti Pokémon c'erano in questa gen? 200 e passa? 300? Lo vuoi l'indizio? No, dimmi l'indizio però, boh, vediamo dai. Kitsune. Come Kitsune? Oddio, intanto, oddio, mi fa paura. Ho trovato Vulpix. Vulpix. Nel frattempo ho visto anche Corso, la Skiplom, madonna che Pokémon aborti però su sto percorso, mamma mia. Un Grima mi ha fatto vita al tiro su Corso, tipo mi è preso in mezzo infarto già. Raichu. Mamma sì, mia. Insomma, mi sa che su questo primo percorso, se posso evitare la cattura, la evito volentieri perché... Sì, da me tipo c'è Butterfree, c'è Grimer, tutti questi Pokémon abbastanza Kangaskhan però. Kangaskhan non sarebbe maluccio. Vabbè, io direi di iniziare a proseguire, perché altrimenti qua allora, parte passa troppo velocemente. Prendiamo la mappa dal vecchietto, che dici? Come si faceva? Devi parlare al vecchietto quello a Fior Pescopoli, quello all'inizio di Fior Pescopoli. Quello all'inizio di Fior Pescopoli. Ah, sì. Ok, va bene. Sì, ma mi raccomando, velocizza perché sennò ti tiene un'eternità quel vecchietto. Allora, dai, su, veloce. Sì, il Pokémon Center, sì, il Pokémon Market, certo. Sì, la casa di Mr. Pokémon, sì, l'acqua, sì, la tua casa, dammi la mappa. Ovviamente non è che ci serve la mappa, però la mappa fa sempre per completare un po' meglio la storia, figa. Esatto, non è che non ci vediamo la mappa di Yoto, cioè abbiamo giocato okay, abbastanza. Ok, boh, le Pokéball non le vendevano, vero? No, le Pokéball ce le danno dopo che battiamo il rivale, penso. Quindi mi sa che la prima cattura verrà o all'inizio della prossima parte o alla fine di questa. Esatto. Io vediamo un po' chi si trova su sto percorso invece. Ok, io ho trovato un bellissimo Poliwag. Croconaw. Mamma mia, c'è anche di start dappertutto. Allora, Quillfish. Che cazzo di Pokémon d'acqua sto trovando? Quillfish. Slowking, acqua. Se mi capitava Quillfish veramente... Come sai, il randomizer cinese di Liu, i suoi effetti... Lord Helix, vabbè, ok, abbiamo capito, questo qua è il percorso degli acquatici. Oh, ragazzi, no, mi ha avvelenato Pirla questo Quillfish. No, maledetto. Ritorna indietro. Hai comunque, a sto punto, Kitsune è legato con Pirla. Ah, sì, esattamente, ragazzi, se non dimentichiamoci. Nel frattempo non si potrà proseguire da questa parte perché ci sarà il mitico Gennaro Bullo impegnato in un'ardua battaglia contro... Come si chiamava quell'altro? Non sai che non mi ricordo come si chiama, però l'importante è che c'è Gennaro Bullo, poi infatti. Il resto... A noi comunque io sono arrivato a casa di Mr. Pokémon nel frattempo. Io non ancora perché sto tornando indietro a curarmi Pir. Ok, io inizio a parlargli. Okay, in sostanza ci farà tanti bei complimenti, dirà che ha scoperto un nuovo Pokémon, ce lo darà esatto. E noi dovremo ridarlo al professor Elm. E nel frattempo Hawk ci darà anche un Pokédex perché dice: ehi, sei un allenatore molto promettente.
Ok, che fa il vecchio saggio, come tutti i giochi Pokémon ormai. E ci cura, ah, te li curava Mr. Pokémon i Pokémon, sì. Ah, mamma mia, non mi sono ricordato. Tra l'altro vorrei far notare come Mr. Pokémon sia l'emblema della fantasia game freakiana. In questa generazione è tutto giallo praticamente, cioè, ok, ora ci chiamerà Elm e per chi non lo sapesse ci dirà che praticamente qualcuno ha rubato un Pokémon al suo laboratorio, quindi cazzo. Quindi i guai stanno arrivando, ragazzi, proprio. Esattamente. Ok, devo Luke, io ti aspetto mentre tu fai tutte le cose. Nel frattempo vi faccio invidiare un po' Kitsune. Anch'io, io sai cosa devo... Devo allenarmi leggermente il mio Pyro, se no mi fa il culo arrivare. Cazzo, è vero, c'hai ragione, anzi faccio, butto giù anch'io un paio di Pokémon così quasi. Devo no, ma non Quillfish, per cortesia, basta Quillfish, mi stanno dando la testa. Aspetta, e a casa. Allora. Lo porto almeno a livello... Sì? Io c'ho Calciorullo, che fortuna, bella mossa Calciorullo all'inizio, mi dicono. No, però mi fa paura sto Master, quindi scappo, ho detto. Quindi, okay. Furret, quindi... che Pokémon... Oltraggio! Oddio, spia! No, scappa, sennò ragazzi la Soul Link durerà una parte. Ottimo, tipo prima tantissimo. Parte, un inizio fantastico, fra parentesi, finale. Finale, beh ragazzi è stata una serie breve ma intensa, niente, ci vediamo alla prossima. Spero vi sia piaciuta, lasciate tanti like. Tanti like per questa bellissima minchia serie. Dai, ma questo qua invece mi fa iperraggio, ma sei serio? Io sto trovando soltanto Quillfish, cos'è una Soul Link di Quillfish? Io Slowking, Furret, no, di Furret c'ho paura, cazzo, oltraggio, ma cosa? Niente raga, soltanto Quillfish. Bene, benissimo, mi fa piacere questa cosa. Croconaw, tuono, madonna, oh, che è successo? L'ho fatto fuori. Vita 2. L'ho sentito male. Vita 2. Oddio raga. Mi ha fatto osso Merang. Ok, basta allenare cosa. Anzi, li faccio buttare giù un ultimo Slowking. Io l'ho portato a livello 7. Anch'io lo sto portando a livello 7. Iperrage mi stafava, stronzo. Ho imparato Magnitudo. Bella. Mi si è buggata la ROM. Anche a me mi si è buggata prima. Tipo mi sono passati tutti i numeri, ma è normale. Vero. È normalissimo. È normale. Okay. È normale, si bugga. Pronti a sfidare il rivale, Luke? Prontissimi, speriamo che non abbia un Pokémon. Madonna, molto abbiamo già rischiato potente. Come dei matti. Io ho paura già, perché al laboratorio ti hanno dato un Pokémon? È sprecato per uno come te. Hai capito che ti ho detto? Beh, anch'io ho un buon Pokémon. Ora ti mostro cosa intendo dire. E parte la sfida con questo mitico rivale che... Parte la sfida con Silver, che è uno dei personaggi più emblematici, secondo me, dei giochi Pokémon. Dato concordo. Che ha una doppia personalità, nel frattempo mi manda in campo Raichu. Mi manda in campo Abra, ok dai, se tutto va bene dovremmo averci abbastanza fatta. Penso però io ho tipo... Magnitudo, quindi Iper Zanna, meno male che fallisce. Ok, io faccio Sonnifero su Abra, lo mando a dormire per sicurezza. Magnitudo 7, ok, io l'ho devastato con un brutto colpo pure. Ho vinto, mamma mia ragazzi, che sollievo. Guardate che avevo una paura perché non mi è sembrato molto resistente Pyro purtroppo in questo momento. Vero, anche Vulpix mi ha fatto leggermente cagare. Diciamo che come inizio è stato abbastanza instabile, se posso usare una parola, cioè cazzo. Okay, io nel frattempo sto cercando di far salire il mio caro Kitsune a livello prossimo, cioè a livello 8. Io penso che lo facciamo ancora salire un livello, poi stopperemo la parte. Aspetta, ah già è vero che con giorno di paga raccoglievi i soldi per terra? Sì, hai giorno di paga tu? Sì, no, l'ha utilizzato un po' come un avversario, Kangaskhan. Ah, io c'ho giorno di paga, quindi mi faccio un po' di big money, in pratica, gratis. E... Ok, io sono tornato qua, praticamente, sono tornato a Borgo Foglia 9, sto andando da Elm. Anch'io, sto arrivando, ho fatto salire solo a Pirla a livello 8, perché, ragazzi, i livelli non sono mai troppo pochi in sì, questo gioco. Sì, infatti, anche io ce l'ho all'8. Ok, dobbiamo dare il nome del rivale. Io chiamo Creepy, sinceramente. Anch'io lo chiamo Rocket. Rocket o Rocky, tutti questi bellissimi. Ti chiamiamo dai Rocky. Io ti chiamo ovviamente Creepy come nella scorsa mitica su Link. No cazzo, mamma stavo mia. Scrivendo Rocky con la I, che tristezza. Mamma mia, Rocky con la I, guarda che... Guarda ok, che... nel frattempo consegniamo il nostro uovo al signor Elm. Il signor Elm ci dà le Pokéball per caso? No, è vero, perché sei un bastardo di merda, non le dà. Ce le dà l'assistente appena cerchiamo di uscire, mi pare, Giova. Ah, giura? Ok, perfetto. Vuoi curare... Ok, ho curato per 3 volte di fila i Pokémon senza accorgermene. Ok, eccolo qua, è vero, ci dà le Pokéball. E cosa facciamo? Prima di concludere la parte proviamo a fare la cattura per quanto possa essere interessante. Dai, la facciamo. Qua. La facciamo, dai, ok. La facciamo. Io tutto sono già sul percorso, pronto. No, non lo voglio il tutorial. Aspetta che parlo con la... Aspetta, non devi parlare con la madre prima che ti risparmi i soldi. Non tipo. Per forza, ti può chiamare anche dopo, però vabbè, a questo punto facciamo. Vabbè, raga, io ci sto parlando perché l'abitudine di Pokémon Gold mi ha contagiato, insomma. Se Io così. Le chiedo di risparmiare, sì.
Anch'io, dai, questo gioco guarda che potrebbe essere. È utile, ti dà un sacco di strumenti. Se magari mi compri una pietra focaia, zia, veramente. Adesso vedi che la prossima parte la chiama pietra focaia, confirmed. Tipo, allora, ho speso i tuoi soldi per un oggetto interessante, vai a prenderlo. Arrivi a Pokémon Market, Bacaloquat. E dici, ma che cazzo fai, madre? Sad moment. Dato io, ragazzi, il tutorial l'ho skippato. Io, cazzo, io ho trovato il Pokémon al primo colpo d'erba e... Chi è? Anch'io il primo. Luke, primo... se vuoi non trovare il Pokémon, io sono d'accordo con te, perché ho appena trovato un corso là. Io ho trovato un Butterfree. Che dici? Lo catturiamo lo stesso per fare. Vabbè, pigliamoli, però non li... Cioè, io non lo voglio, Corsola, sia chiaro. Beh, vediamo, cioè... Noi cominciamo a catturarlo, poi vediamo, dai. Che dici? Facciamo così. Dai. Facciamo così, dai. Allora, ok. Ferrartigli di Butterfree. Diciamo, sì, diciamo che Butterfree Corsola... No, frana, eh. Calmati. Aia. Allora, Pokéball, penso che lo catturerò facilmente. Yuki non riesco a prenderlo, mi sa. Adesso vediamo. Se... Uno, due, tre... No, è uscito sto infame. Per lui continua a usarmi frana, io ho paura. Butterfree infame per te solo le lame, mamma mia. Cioè. No, dai. Ti rendi conto che mi fotto tutte le Pokéball con un Butterfree al primo percorso, dai. Ma no, cos'è? Luke, fuggiamo. Aspetta, se non catturo adesso fuggo, perché no, non posso sprecare tutte le Pokéball. No, io c'ho paura. È uscito. Fuga. Faccio? Usciamo? Io più che altro ho paura, sto qua mi usa frana. Niente, io non l'ho catturato. A posto, io fuggo allora, dai. Fuggiamo, non l'ho niente, signori miei, per questa parte balza la cattura, come è successo nella scorsa Soul Link. Speriamo di non dover arrivare al decimo episodio per avere un team. Come una coppia al decimo episodio. Mamma mia. No, la vabbè, gente speriamo. Che ci diceva, arriverete alla Lega con Pearl e Dragonite. Mamma, e Gondola. Mamma mia, Gondola. Comunque, signori, io direi che questa parte si può che concludere qua. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, se così vi invitiamo come al solito a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. Mi raccomando, stesso meccanismo della scorsa Soul Link. Esatto. Troverete in descrizione, oltre al canale di Rocket dal quale dovete passare, se no viene sotto casa vostra e fa cose brutte. Vi parcheggia qualcosa in faccia, tipo. Vabbè, vi parcheggia le mani in faccia. Dovrete, cioè non è che dovrete... Cliccate il link che trovate in descrizione dove c'è scritto secondo episodio e vi ritroverete automaticamente un video che partirà con salve a tutti i reclute! Parte 2. Infatti ci sarà il secondo episodio della Soul Link sul canale di Luke dopo un po' di tempo, che uscirà il mio lo stesso giorno. Si spera se riusciremo a fare in tempo. Circa mezz'oretta, dai. Esatto. Dovrebbe essere così. E niente, detto ciò, passate dai nostri social per restare informati sulle novità del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, bye bye. Reclute.